L'Erda conferma lo schieramento di 7 giorni fa. La variante è rappresentata dal rientro di Indiveri. Per il resto nessuna modifica. 3 centrocampisti, una punta e 2 esterni offensivi. Sul fronte opposto il Taranto, cliente ispido, difficile, soprattutto in questo momento. Non c'è il gioiello Mancini per infortunio, per lo stesso motivo neanche l'ex Luca Cavallo. Comincia dalla panchina il pescarese puro sangue Fabio Prosperi e così Marco Cari lancia Tesser in mediana per un più prudente 4-4-1-1. Cutolo è il trequartista alle spalle di Plasmati. Le prime schermaglie al 12esimo. Sugli sviluppi di questo calcio di punizione, tentativo da fuori di Vitale e grandissima opportunità per Micco, Barasso sventa. 24esimo, in evidenza Dettori, splendido esterno destro, assist di raro pregio, volé di Ferraresi, Barasso salva con l'ausilio della traversa, quindi l'arbitro ferma il gioco per la posizione regolare di Sansovini. Il Taranto si affida a Cutolo, qui Pomante è costretto al fallo da ammonizione, risolutivo Giuliano al 23esimo. Brivido al 27esimo su questa incursione di Plasmati, nitida invece l'opportunità a disposizione di Marsili che tutto solo di testa spedisce flebilmente tra le braccia di Indiveri. De Falco, altro ex, calcia bene dalla distanza, dimostrazione palmare al 37esimo, incrocio sfiorato di un niente. Ma nel momento forse migliore per gli ospiti è il Pescara a sbloccare la situazione. Azione da sigla televisiva. Felci ruba palla a Colombini e suggerisce in profondità taglio di Sansovini e conseguente velo per il sinistro vincente di Franco Micco al 6° sigillo stagionale. 39esimo, Pescara 1, Taranto 0. I rossoblù non mollano, finale di tempo 44esimo, Plasmati scambia con Cutolo, ignora Marsili smarcatosi sulla destra e conclude in modo inoffensivo. In avvio di ripresa però la squadra di Cari agguanta il pareggio, Cutolo, punizione da destra, carica d'effetto, tutti fermi, sorpresi, pallone in fondo al sacco, 1-1 e tutto da rifare, ma reazione decisa. 11esimo, spunto di Sansovini, invito morbido, Felci e poco reattivo. Tuttavia i biancazzurri rischiano al 19esimo, bravo Ferraresi a sbrogliare una situazione non facile. Al 20esimo il primo avvicendamento, esce Micco che non gradisce, entra Ebagua, esterno nigeriano di 22 anni al debutto in maglia biancazzurra. Cutolo nel frattempo controllato meglio, si fa notare sui calci piazzati, Indiveri neutralizza con sicurezza. Stenta a cambiare passo l'11 di Lerda che tuttavia nel momento più difficile, un po' come accaduto nel primo tempo, riesce a confezionare la giocata vincente. Anche in questo caso d'autore, Cardinale ispira, Sansovini di testa in fila, Barasso leggermente fuori dai pali. Pubblico in visibilio, Cari getta in sequenza nella mischia Carrozza, Emerson e Ascensi. Cambio di modulo, 4-2-3-1 e tutto per tutto. Possesso palla ed una sola ma grandissima occasione, l'ultimo secondo dei 4 minuti di recupero decretati da Chericoni di Pisa, che sanziona con un calcio franco dal limite questa infrazione di Pomante, graziato dall'arbitro in quanto già ammonito. Pastore, difensore con il vizio del gol, doppietta su punizione nell'ultimo confronto interno con l'Arezzo, opta per la soluzione di Potenza. Indiveri che vede la palla sbucare da una selva di gambe è semplicemente prodigioso ed è un successo di importanza capitale anche e soprattutto per questo.